Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, le cucine più calde d'Italia, che oggi sporreranno piatti, come sempre, giudicati dalla mia giuria che ormai adoro. Fiammetta Padda, giornalista enogastronomica. Riccardo Rossi, attore. E Chiara Masci, la mia blogger culinaria, per il pubblico che mi sostiene. Vi prego di notare, Chiara Masci sembra uscita dalla bussola negli anni 60. Guarda che roba. Sono le 4 del mattino, appena uscita fresca. Spero di no, perché dovrà assaggiare i piatti. Anche perché oggi è una sfida un po' particolare, ora capisci perché. Prima vi li presento. Abbiamo Chiara da Napoli e Giuseppe da Napoli. Aspetta, Chiara è nata il 16 agosto dell'85. Giuseppe è nato il 16 agosto dell'85. Ma dimmi te. Chiara fa arti marziali, lui fa judo. E non si conoscono. No. Eppure sono puro caso, noi li abbiamo accoppiati. Per okay? Vedere che succede. Allora, sono speculari come le nostre cucine. Sì. Però qualcuno deve vincere. Sì. Prima di darvi dei punti, però, che di punti, insomma, ve ne intendete anche con i vostri hobby, c'è da fare una piccola prova. Chi la vince sceglie il piatto o il tema della prova successiva. È di manualità. Io questi li adoro. Questi sono maki, fanno parte del sushi. Spiegherò a Riccardo dopo con calma. Voi dovete farli, comporli. Sapete bene o male come si fa, avete le alga a disposizione, salmone, avocado, il riso è già pronto, avete 3 minuti di tempo. Non posso aiutarvi, ma vi dico che con le mani bagnate il riso si appiccica meno alle mani. Via il tempo! Mi porti una di quelle cose nere, per favore? Ne porto una e poi la riporto qua. Allora, queste cose nere, come dici te, fanno parte delle varie alghe della cucina orientale. Cioè, non è la pelle di un'anguilla? No, e tra l'altro questa è una delle poche alghe che viene impastata e poi stesa a foglio e si usa per avvolgere, tanto che ancora meglio sarebbe passarla vicino a una fiamma, così diventa verde brillante, si tosta e così poi quando tu ci metti il riso sopra diventa meno elastica. Non lo sapevo. No? Quindi questa non è un'anguilla? No. Tu pensi che ogni volta quello non l'ho preso? Sì? Sì. Non l'ho preso perché pensavo che fosse la buccia di un'anguilla attorno a quel coso rotondo. Quelle poche volte che perché mi hanno... Perché tu vai anche in ristoranti... No, quelle poche volte che me la sono sempre cavata col tempura, il chiappi al tempura e falla finita. Mm. E poi mi sono ubriacato perché ovviamente c'era solo vino e tempura. Allora, in questa fase cercherò di disturbarvi il meno possibile. Tutti i roll, diciamo che potrei dare anche un consiglio io. Sì. Però diverso, facciamolo mediterraneo. Invece del pesce crudo, se volete portarvi anche qualcosa in ufficio, arrotolate nell'alga e con il riso bollito, prima lavato e poi fatto cuocere, del tonno in scatola con dei pomodorini secchi, dei cetriolini con dei filetti di sgombro e un po' di maionese. Rendetelo anche una sorta di riciclo o utilizzo di quello che avete in frigorifero. Molto comodo, è salutare perché il riso è cotto in bianco e evidentemente mettete un qualcosa di proteico. Lo arrotolate, lo lasciate in frigorifero avvolto nella pellicola e poi ve lo portate come spuntino fusion. È la prima volta che lo vedo fare. Sì? Se non avete a casa quella che mia mamma chiama la... la tua stuoina di legno, esatto. Un minuto di tempo intanto per voi. Si può fare anche con la carta forno. Un tappetino rigido. Anche, sai, con le tovagliette, quelle all'americana, che ci fai colazione, ci metti prima la pellicola sopra, poi l'alga e poi arrotoli. Scusa, posso dire una cosa? Tu devi. Ecco, vorrei che tutti si rendessero conto che devono stare attenti quando mangiano il pesce crudo. Ah. Certo, deve essere abbattuto. Ecco, che possibilmente non lo mangi durante l'happy hour, com'è, come non è, perché è molto pericoloso. Specialmente quando si parla di tonno o pesce azzurri. Pesce azzurro, ma ce l'hanno tutti. C'è una veterinaria specializzata in pesci, quindi tutto il mondo ittico, che si chiama Valentina Tepedino. 10 secondi per loro.
consiglio di andare sul sito per vedere i pericoli che si corrono e che cosa si può mangiare tranquillamente. 2, 1, 0. Bravo, tempismo perfetto. Allora, criteri di giudizio. Omogeneità. Destra. Centratura del ripieno, grandezza che deve essere più piccolo possibile. Piatto. Questo è più grande. Avete fatto delle belle piccolo, ma è più regolare. È più belle regolare. Questo è più regolare. Chiaro Giuseppe? Questo è più sporco, è sporco, aperto. Però è più compatto, è difficile da dire. Difficile, questo è più forse grande, lasciamo perdere. Vabbè, io dico questi. Io dico questi pure io, va? Sì, va. Già vinto. Giuseppe vince la prova. Non c'erano punti. Allora, si parla di pasta. Uno spaghettino bello piccante o una fettuccina alla bolognese? Spago piccante, dai. Spaghetti piccanti. Bravo. Ma che, mi sa che li convinci poco loro, eh? È lo spaghetto piccante il piatto per la prova di abilità. Spaghetto piccante può voler dire un sacco di cose, basta che sia piccante appunto. Tutto il resto lo trovate in dispensa. 30 secondi, conoscete le regole, non si transige. Via a te! Più semplice di così. 400 grammi di spaghetti numero 5, 300 grammi di anduia, quella buona, peperoncino a piacere se volete incrementarne il gusto, basilico, 20 pomodorini datterini, olio extravergine e uno spicchio d'aglio. Stop! E stop anche a voi. Sei salutista? 10 minuti per lo spaghetto, vi bastano? Via il tempo. Allora. Siete nati anche alla stessa ora magari, no? 2 ore di differenza. Ah, vi siete già parlati sì. Voi? 2 ore di differenza. Bene. Se la gara finisce in parità, proponevo di mettere su un ring qua. Tu cos'è che fai? Jiu-jitsu? Io faccio, no, box thailandese. Box thailandese. E pugilato. Quella, come dici brevemente per capire? Si colpisce con i colpi di braccia, quindi i pugni, i calci, i gomiti, ginocchia e lotta corpo a corpo. Femminile, via, uno sport femminile, forza, così. Mazza che tatuaggio! Facci il tatuaggio. Senti, ma di solito io chiedo questa cosa, non è tu. Sei fidanzata? Sì. Ah. Lui fa il punto a croce, sì. Che fa lui? Il punto il a croce. Poeta. Punto a croce. Punto sì. A croce, sta a casa, sì, sono cucina, fidanzata, ma porta i bambini. No, ma penso che il vostro rapporto sia basato sul non litigare assolutamente. Ho sempre ragione io, non capisco perché però. Infatti. Comunque, cosa gli cucini al tuo... Al mio Sergio. Sergio. No, gli cucino un sacco di cose, ma cucina bene anche lui, quindi... Però si toglie quel problema del... L'uomo che comunque protegge un po' la donna quando esci, così. No, mi so difendere, però voglio essere protetta anch'io. Senti, ma la vedo un po' etnica come ricetta, perché questo è un peperoncino thailandese. Sì, mi piace molto la cucina etnica. Vabbè, sei stata anche là? Sì, sono stata 2 volte. Una volta ho combattuto i mondiali a Bangkok. Guarda, se vuoi distruggerlo questo, con le tue macchine... Lo possiamo togliere. No, vabbè, ma non, ma non per, è tu per te questo grazie. È d'altro, guarda. Quindi ho combattuto i mondiali a Bangkok nel 2009. Invece... Ti hanno menato o hai vinto? Mi hanno menato. Ecco, succede. Allora, capita. Torniamo sulla ricetta. Spaghettino piccante, ovvero peperoncino, usi la menta. Sì, uso la menta. Bacinato di manzo magro. E lo spaghetto cos'è, integrale? Lo spaghetto integrale. Ok. Qua passiamo al judo. Judo magari è più riconoscibile, insomma non vi sto a spiegare le regole anche perché non le so, mentre lui protegge, a questo caso, la sua Claudia. No, forse poi non ne parliamo, io in questo caso mi allontano nuovamente. Quanto è che siete fidanzati? Gli spaghetti piccanti. Ecco, bene. Sono? Bene, no? Buoni, io capisco che... Aglio, olio, peperoncino. Bene, torniamo quindi con un fondo di scalogno. Sì, scalogno, sì. Salsiccetta. Sì. Che dalla parte grassa si scioglie. Sì. E olio, quelli vanno da soli. Sì, sì. Lo spaghetto l'avete già tuffato, bravi. E poi una bella dose di prezzemolo che dà l'amarognolo. Esattamente. Di piccante mettiamo? Paprika piccante, la salsiccia è già piccante. Ah, è salsiccia piccante. Sì, è salsiccia piccante. Ah, giustamente, Napoli.
zafferano per colorare e brandy, sfumiamo il brandy. Ok, per sgrassare un po'. Sgrassare, sì. Benissimo. Beh, le ricette in questo caso sono piuttosto semplici, in senso anche positivo, cioè da spiegare alla mia giuria. Io adoro questo tipo di spaghetto perché è un po' quello che si fa all'ultimo minuto, cioè con due cose, tanto il piccante è la capsaicina del peperoncino, è quella che comunque prevale su tutto, e lo ingrassiamo un po'. Qua meno, perché tu seguirai anche una dieta. Sì. Che purtroppo mangi? Mangio per lo più cose sane, molte verdure, molto pesce, la carne. Quindi molte proteine. Sì, ma non troppe, perché mica l'atleta ha bisogno di tutte queste proteine, è un luogo comune. Okay. Gli atleti di bodybuilding hanno bisogno di tutte queste proteine, noi no. Però come fai a diventare esperta di dolci e crostate allora, se mangi tutta sana così? Facendole mangiare agli altri. Ah! Credo funzioni così. Ah, quindi diciamo il cucinare per gli altri, c'è anche un po' di seduzione in tutto ciò. Sì, mi piace molto cucinare per le persone che amo, a cui voglio bene, quindi... E loro diranno sempre che è perfetto e buonissimo. No, Lei ha fatto una cosa, cara la mia giuria, che non vedevo fare da tempo, che io faccio sempre e va fatto, è assaggiare l'acqua e aggiustarla di sale. Brava. Ma io sono napoletana doc, le tradizioni. Certo, no, ma quello dovrebbero farlo anche in Val d'Aosta come in Sicilia, cioè la pasta va assaggiata. Allora, facci un po' vedere qua. Menta, olio? Un po' d'aglio, però senza d'aglio. L'anima. E il peperoncino. Certo, quello è la base. Hai tolto un po' di semi? Ho tolto un po' di semi, un po' perché mi dà fastidio esteticamente e credo anche al palato. E poi sai che nel seme c'è, non c'è il profumo del peperoncino, c'è solo un po' di piccante. Sì. Quindi puoi toglierli anche tutti, questo consiglino così. Hai un allenatore? Sì, in questo momento ho un allenatore che si chiama Angelo. Me lo immagino come Angelo. Com'è? È un combattente anche lui. Ma noi siamo tutte persone pacifiche. Sì, non ho dubbi. Infatti vedete quanto sto in mezzo qua. Tu invece che mangi? Pesce. Principalmente pesce. La pezzogna. Sì. Sì, al sale, al forno con le patate. All'acqua buonissimo. Pazza. All'acqua pazza. A cartoccio. E invece... Sulla brace. Ah, il pesce. Buono. E che gli cucini alla tua lei? I spaghetti sono quasi pronti. Ma se tu mi dici in confidenza, quando vi faccio le mie domandine... Io continuo, Sì, sì. Che sei fidanzato, gli dici il nome e poi qua non ne parli. Che è successo? Avete litigato? Niente. Napoletano. Non so perché, ma mi sento di lasciarli tranquilli a lavorare. Do la mia ricetta che è la più semplice del mondo. Padella ben calda. Ho l'extravergine, lo spicchietto d'aglio sta nell'olio 3 minuti. Si toglie, si aggiunge l'anduia che si sbriciola dal grasso e poi subito i pomodorini. Dovete farlo cuocere a fiamma bassa in modo che l'anduia diventi tutta croccantina e il pomodorino butti fuori la sua acqua e diventi tutta una crema. Aggiungete il peperoncino se volete incrementare il sapore e il basilico soltanto quando ci mantecate dentro lo spaghetto tirato su molto al dente, in modo che il sughetto lo prenda anche in padella. Fine, 2 ingredienti, un gran piatto. Bene, allora, spaghettino quello, come dicono loro a Napoli, shue, sì. Piccantino. Fiammetta. Senti, io devo dirti che mi piacciono sempre un po' di piccante in tutte le paste, possibilmente che non si sappia neanche che c'è. Che c'è sul blog di pasta bella piccante? Di pasta, guarda, ti avrei detto quell'anduia, però la usi già tu nella tua ricetta, quindi un curry di zucchine, per cui curry piccante e zucchina saltata, stufata ovviamente in padella con lo scalogno. E l'elemento piccante dato dal curry, magari allora, aggiunta di so che Riccardo mischia il curry sabato sera con il peperoncino. Sì, tra l'altro proprio quella sera quando venissi a vedermi a teatro, pensa che dopo per amici eravamo 8, ho fatto aglio, olio e peperoncino e ancora stanno ruggendo. Dicevamo che la pasta è quasi pronta, quindi torno dai miei concorrenti. Comunque mi sono divertito quella sera. Vorrei vedere. Bravo Riccardo Rossi. Grazie Simone. Allora. Abbiamo già sfumato col brandy? Sì, appena adesso. Bene, 2 minuti poco più alla fine della gara. Zafferano l'abbiamo messo perché si vede dal colore, sì. Quindi il brandy comunque lascia l'alcol e un po' di profumo te lo lascia in padella, gli aromi. La salsiccia ce l'è sbriciolata, era già sì. Piccante, vi ricordo. La paprika la mette alla fine? Già messa. Ok, perfetto. Il prezzemolo alla fine. Qua invece, Chiara, lo spaghetto integrale...
sotto c'è la carne di manzo, quindi anche qua parte di carne ma molto meno grassa. E il pesto, spicchiettino d'aglio, poco poco l'ho visto io, peperoncino, menta e olio extravergine. Quindi più rinfrescante, diciamo così. Pensate anche al piatto, perché tra un minuto e 10 secondi vi porto via tutto. Bravo, oh, vedi? Sarebbe improponibile vedere un confronto, stavo scherzando prima, però anche volendo le due discipline sarebbero improponibili da mettere a confronto. Sì, cioè, perché cose completamente diverse. Una è proprio, si basa sulla lotta, il judo. Esatto, più di forza, più di peso. Di. Di forza mai, le arti marziali non si basano mai sulla forza, quanto proprio di sbilanciamenti. Esatto, il tema equilibrio, sì, posizioni. Invece io sono molto più violenta, non c'è dubbio. Ecco, te l'ha lanciata lì, eh? Senti, non lo so se in camerino si sono menati, però lo vedo arrabbiato Giuseppe. Ah, ho il sorriso, era concentrato. Allora. Sì. Bene, altra dote fondamentale delle arti marziali. 3, 2, 1, stop. No, stop. Posso togliere quello brutto? Puoi fare quel che vuoi, però stai lì. No, vai. Da quello. Dai. È difficile oggi, eh? Sto pesando ogni parola e ogni commento. Adesso però io sto zitto e parlate voi. Piatto di Chiara, spaghetto integrale, piccante dato da un peperoncino verde frullato con menta, spicchietto d'aglio, olio, ha fatto questo pestino e ci ha alla fine mantecato uno spaghetto che è stato praticamente cotto con un ragù istantaneo magrissimo di macinato di manzo. Spaghetto piccante lo è sicuramente. Tanto piccante. Mamma mia. Acqua per Chiara Maci! Tanto, no. Tanto piccante, però ben amalgamato. Mi piace molto la scelta della pasta, perché sta benissimo in abbinamento al fatto che sia integrale. E la carne è anche ottima. Troppo piccante, forse. C'era un po' di Thailandia dentro. Sentiamo qui. Qual è il mio, questo? Chiara, il prossimo di fianco. Poco. Non è piccante. No, no. Aspetta. Non è 4, piccante. 3, 2, 1, perché arriva dopo il piccante. Il piccante arriva dopo, come Fiammetta ci ha giustamente spiegato, per un motivo di papille gustative. Pupille, sì. La carne è buona. Devo dirti che tutto sommato questo sapore della pasta integrale non è male con la ciccia che c'è dentro. Quindi dico interessante. E la menta? Meno, poca, troppa. Dopo meno il coso, meno troppa. Ok. Meno poca. Alla pagina 777 ci sono sottotitoli. Quello in mezzo di Fiammetta? Quello è il mio, ecco. Sì, oramai. Ormai la giuria condivide. Direi quello in mezzo, però la carne è solo nel primo. Se ti interessa il commento di Riccardo che sto elaborando, probabilmente diceva buona la menta, comunque sia il peperoncino è bello forte e la menta la senti poco. Bravo. Allora, innanzitutto dallo spaghetto vedo che c'è la mano napoletana, ovvero caudiatura perfetta, cottura perfetta dello spaghetto, che lì è sacra. Aspetta, me la spieghi caudiatura? Sì. È la cottura perfetta al secondo degli antichi partenopei e napoletani. Perfetta al secondo. La caudiatura. Allora, la caudiatura è perfetta. Però allo spaghetto manca un po' di insieme, è un po' nudo. Però apprezzo anche che siano pochissimi gli ingredienti. Ok. È una ricetta veramente essenziale. Sì, probabilmente mancando parte liquida nella salsa, automaticamente lo spaghetto non si lega con la parte del ragù, diciamo. Qua nel cartoccio c'è questo bello spaghetto giallo fatto da Giuseppe con salsiccia piccante, zafferano, brandy, la salsiccia fatta sfumare in un fondo di scalogno, poi si sfuma col brandy, lo zafferano, anche qui pochi ingredienti. Ti piace, eh? Lo vedo che ti piace, sa?
Allora. Di no. Mi piace. Mi piace perché qui c'è quello che non c'è nell'altro piatto, ovvero avendola mantenuta qui nella carta forno rimane ovviamente molto più umida e molto più ben amalgamata, diciamo, rispetto alla precedente. Ottimo, anche qua qui si sente molto meno il piccante, però ottima, si sente molto lo zafferano, è un ottimo piatto, ben amalgamato, manca troppo l'elemento piccante. Ok, no, perciò mi traduco oggi. Ma diciamo che era poco piccante. Esatto. Ok. È in positivo o in negativo? Perché il tema il era... Il tema era spaghetto piccante, quindi un po' in negativo. L'hai mangiata la salsiccetta? Sì, l'ho mangiata prima. L'ho mangiata. Assaggia prima lo spaghetto, se puoi, Riccardo. Riccardo, e poi la ci va bene, faccio mi dici te. Mi date anche due titoli? Ce li avete? Lo spaghetto un fuoco balsamico. Fuoco balsamico. Giuseppe? È giallo, l'apparenza inganna, forse ha ingannato troppo, era troppo poco piccante, forse la paprika. Però è molto buono, eh. Uno spaghetto inedito, devo dirti, per quanto mi riguarda. Molto buono. Proprio, eh? Il piccante, finalmente, anche perché c'avevamo la bocca arroventata da lei. Era anche quello. Quindi, ma... secondo me invece questo è piccante... Ma la paprika era dolce o piccante? Era piccante? No, era piccante la paprika, vero? Sì. Ecco, hai visto? Piccante. Per cui... Scherza poco con questi, eh? Appunto. Senti, quando hai finito di pranzare... Sono tre ore che non mi casca sto coso, eh? È buona, ho detto è buona, passa a fiammetta, vai. Finisco io. Fiammetta, vorrei che... Io aspetto a dirlo perché non l'ho assaggiato, però presumo che ci sia una nota che magari Fiammetta mi trova. Ah, sì? Sì. Presumo, perché ho visto come l'ha cucinata, io aspettavo che si sentisse. È che è un po' difficile da beccare tutto. Io mando Chiara Maci una settimana da Chiara a Napoli. Sì. A fare un mini corso, esatto. Così ti tiene un attimo buono. È clamoroso il colore. Clamoroso. Clamoroso perché è allegrissimo e clamoroso. Questa negli annali di qualche fiamme non c'era ancora. Clamoroso non è mai. Ma Fiammetta, c'è un vocabolario che noi ce lo scordiamo. Tu fai sto coso, manca quel che coso. Sta contagiando anche me. Beh, questi sono conditi molto bene perché sono molto avvolti. Secondo me c'è anche l'in più, ha messo un po' di cognac. Il brandy, si sente un po' di dolce? C'è una... Si sente una nota dolce, cos'è? Limone? Il discorso del brandy, che comunque brandy. È alcolizzato. Il brandy che ha lasciato lo zucchero. E, sono molto buoni, sono molto originali, poco piccanti, ma lui aveva voluto così, perché ha messo... Non molta paprika. Non ci inganna il gessetto. Da 1 a 5 piatto di Chiara. Spaghetto integrale al... Fuoco balsamico. Fuoco balsamico. Ok. Per passare al cartoccio, l'apparenza inganna di Giuseppe. Lo spaghetto giallo di zafferano, salsiccia piccante. Vince ai punti 12-6 Giuseppe. Però è soltanto il primo round. All'angolo sinistro questa è terribile. Rilassatevi, andate dal vostro allenatore, noi andiamo in pubblicità e torniamo. Trovati a Cuochi e Fiamme, sfida molto, molto infiammata, sia per la ricetta di prima, che ha dato 12-6 di punteggio per Giuseppe su Chiara, sia perché è infuocata, visto l'hobby un po' marziale di entrambi. Allora, primo round l'ha vinto te, adesso scegli fra legumi o cereali? Cereali. Lo sguardo Chiara fa paura anche a me. Sono i cereali l'ingrediente base della prova di creatività. Cereali, avete di fronte sia fiocchi di mais sia riso soffiato. Sulla leggerezza siamo rimasti. Ancora 30 secondi per entrare in dispensa. Io ho tralasciato il fatto che questo che oggi chiamerò gong è il vostro aiuto. Che vi vedo belli piazzati, quindi ho detto non ne hanno bisogno. Però o rientrate in dispensa per 30 secondi o una mano dal sottoscritto. Insomma, ormai le regole di Cuochi e Fiamme le conoscono tutti. Pronti? Via!
Allora, all'angolo sinistro di Cuoca in Fiamme mi esce Chiara con filetto di salmone, olio di semi, farina, cos'è quello? Yogurt? Sì. Yogurt, poi ci sono prezzemolo, succo di limone, uova, aglio. Sì. Qua invece andiamo sulla ciccia. Giuseppe mi esce con un petto d'anatra, radicchio, curry, semi di sesamo, semi di finocchio, Worcester sauce. Ultimi secondi, esci dal ring. Stop. Stop al tempo. Pesce per Chiara, carne per Giuseppe, cereali per tutti. 10 minuti, via. Non so se sei perplesso o se sei concentrato. Concentrato. Mi posso chiederti? Sì. Ok, vai, che fai? Facciamo un paio di fettine. Come lo utilizzi? Cosa utilizzi? Fiocchi di mais? Il riso soffiato. Il riso soffiato, sì. Ok. Tu invece cosa utilizzi, Chiara? Io utilizzo i fiocchi di mais invece. Ok. Quindi tu vedo già lì con l'olio, quindi cosa fai? Fai una panatura per il salmone con i fiocchi, sì, di mais? Esatto. Benissimo. Questo non li usi? Questi no. Vabbè, faccio così, così si capisce meglio. Allora, tu ti vedo più spigliata. Sì. Sei più cattiva, mi hai detto. Spiegami da sola dove si arriva con la ricetta. Allora, dove si arriva con la ricetta? Taglierò qualche pezzetto di salmone. Lo fai alto, lo fai fine? Farò dei pezzetti, insomma, che non sottili, da tocchetti. Okay. Fai una panatura. Faccio quindi una farina, panatura. Uovo sbattuto. Esatto, prima lo infarino, uovo e poi metto i cornflakes che ce la farai con le mani a sbuciare? No, infatti userò. Veramente? L'ausilio meccanico. Addirittura. Così, perché hai bisogno di una qualcosa di più sottile, sì, immagino. Altrimenti bene, poi si sta. E con il limone? No, e farò dopo una salsina allo yogurt e poi lo servirò sul limone. Quindi l'acidità, yogurt e limone per pulire la bocca dalla frittura. Dal salmone che è grasso. Che è grasso e la frittura. Molto chiaro. Anche qua piuttosto semplice. Qua invece si parla di una carne un po' più particolare. Anche tu stai facendo una pastella. Sì. Uova e curry. Sai una cosa? Tanto ormai l'hai fatto. Quando a casa anche si preparano le uova sbattute per panare, non le salate. Tiene meglio. Poi, quello che hai messo lì, quindi un po' di curry e... Basta, vero? Sì. Curry, uova, sale. Sarà la colla che terrà attaccato il riso soffiato. Però prima li passi in sesamo e semi di finocchio. Sesamo. Quindi i semi di finocchio che in cottura buttano fuori un bell'olio essenziale saranno il profumo, penso, predominante. Salse? Niente. No, l'accompagniamo con del radicchio, condito sale, olio e salsa Worcester. Bravo, vedi che ti stai sciogliendo? Secondo round, sei in vantaggio, sei rilassato. Sapete, vi vedo che lo guardate un po' così, no? Non è che ha detto vado a Cuochi e Fiamme così, ce l'hanno iscritto a tradimento. Sì. Quindi... Ma hanno fatto bene, ha una manualità hanno fatto bene, compatta, una grande velocissima. Manualità. Però sorride, è contenta. No, certo. Chiara invece è serissima, meno male, sta facendo un sorriso. Io prenderò un po' spunto da oggi, mi avete fatto diventare un po', mi avete portato un po' in oriente fra sapori e tecniche di arti marziali, quindi la mia ricetta sarà con il tofu. Due panetti di tofu, compratelo in un negozio di prodotti orientali, perché altrimenti trovate quello che è molto asciutto. Va semplicemente panato con un pochino di farina o fecola di patate, l'uovo sbattuto e i fiocchi di mais tostati. Io li sbriciolo con le mani, così rimangono un po' più grossolani. Pressatelo bene, se il tofu è morbido lo passate in frigorifero prima. E lo friggete in olio di semi di mais. Lo accompagnate con un'insalatina semplicissima, condita con il succo di limone, così toglie il grasso del fritto e magari della frutta dentro, che so, insalata e mela verde. Semplice. Diventa croccantissimo fuori e dentro quasi si scioglie. Allora, tutti e due hanno tuffato il loro elemento proteico, salmone per Chiara, petto d'anatra per Giuseppe, nell'olio. Tutti e due olio... Tu hai usato l'extravergine? L'extravergine, perfetto, sì. Con la carne più sostanziosa, più saporita. Qua invece rimaniamo sulla leggerezza. Sì. A proposito di leggerezza, non ti chiedo certo quanto pesi, ma le categorie si dividono anche per te in... In peso, chiaramente. In peso, ok. Bene, molto chiaro.
Non so se rende, perché la vedi così minutina, no? Bene, cara la mia Chiara, li giriamo? Sì, li giriamo. Vai. Quindi, piatto semplicissimo. Il campanello mi sa che oggi non lo sentiremo nemmeno suonare perché c'è un orgoglio insito dentro ognuno di voi. Tu hai giustamente cambiato fornello, ho alzato la fiamma, sì. Sempre provare l'olio prima di friggere, sì. Altrimenti si rischia di ingrassare la frittura. E qua già condito. Bene, sei di quelli che gli piace stare in cucina con gli amici, che li invita alle 8 per mangiare alle 9 e mezza, stiamo tutti insieme, ci diamo una mano, o sei di quelli, non presentatevi prima delle 9 e mezza, io sto in cucina da solo e non voglio nessuno? Solo Claudio in cucina con me. Ah, forse... Ah, te la chiamiamo? No, non torno a casa stasera. Non torni a casa? No. No, cioè, scherzavo. Campione di judo, insegnante anche di judo, e ha paura. Paura, un po' loro, un po' sì, loro. Ma chi è paura. Lo chef e chi è il comì? Quando io lo chef. Tu lo chef? Sì. Assolutamente. No, no, facciamo solo una prova tecnica, eh. Sì. Maci esce dalla bussola domani per andare nelle cucine a ordinare una pennetta e 4 formaggi. Ti senti più a tuo agio così? Posso stare qui? No, non è Claudia. Ah, perché sono la mia Lumena. Ah, sì, sì. Arriva a casa, lo prende così. Bam. Torno. Ho chiesto a lei la categoria. Magari Chiara, sarà bravi... solo un test. No, dicevo, magari sarà bravissima in cucina, però... No, no, ho capito io te. Sono perché io. L'hai mandata via. Sennò... E nel judo ci sono le cinture, o sì, no? Tu sei nera. Nera, sì. Se non sapete che fare stasera, a Roma andiamo a fare un giro insieme, io sto con voi bello protetto, rilassato, tranquillo. Qua stiamo già impiattando, giustamente, perché manca un minuto e mezzo circa, Giuseppe, lo dico anche a te. Quindi, se dovete asciugare il fritto... Bene. Chiara, che mossa faresti a Riccardo Rossi? Ma no, quando ma nuovamente commenta un piatto tuo che non va bene di qualcosa. Dipende dal commento. Aspetterò il commento a questo piatto. Ecco, velatamente ti ha minacciato. Va bene. Velatamente. Guarda, i camerini sono vicini, insomma, ci si può sempre vendicare. Allora, vi lascio in pace l'ultimo minuto. Vado qua. Senza un argomento preciso di cui discutere. Io cereali si mangiano a colazione nello yogurt. Lei ce l'ha messo lo yogurt. Ecco. Poi noi abbiamo parlato, abbiamo detto il tema cereali o legumi. Loro hanno scelto cereali. Però abbiamo pensato per la leggerezza, per questa tipologia di panature un po' alternative, che così a casa anche la mia signora Maria riesce a cambiarmi dal pan grattato in qualcos'altro di più voluminoso. Sì. E dare leggerezza. 10 secondi. Torno in postazione. Bravi, siete già pronti. Bravi, stop. Mi piace molto. Molto corretti, precisi, rispettosi delle regole di Cuochi e Fiamme. Bene. Allora, per il secondo round partiamo con il piatto di Chiara, che è pesce, per esattezza salmone. Ah, mi dicevi pesce. Panato. Con i fiocchi di mais tritati e serviti con una salsina acidula fatta amalgamando lo yogurt magro con il succo di limone e olio. Cos'hai messo? No, olio non ne ho olio messo. Non l'hai messo. Ho messo erba cipollina, sale. Sai che anche qua la menta che hai usato prima ci starebbe bene. Allora, qui la cosa difficile era mantenere, secondo me, la cottura del salmone esatta all'interno e secondo me ci sei perfettamente riuscita. Guarda, forse leggermente... No, ma è perfetto. Alla goccia, e la sì. E la panatura è splendida, no. Perché poi l'hai tritato, normalmente io invece li lascio così interi, invece tritato così rimane perfettamente croccante, non troppo invasivo e puoi fare anche un bocconcino molto grande perché perfetto, è la salsina assolutamente da accompagnare, che rinfresca. Sì, lo yogurt sì. Con il salmone. La menta hai messo anche? No, ho messo l'erba cipollina. Tu se non fai un po' di macello... Sì, esatto, varietà. Allora, che taglio netto. Hai visto? La cottura è veramente la perfetta. Rirotolo dentro e mi mangio questo yogurt all'ora di pranzo.
Beh, è veramente strano per me questo. Sì, ti vedo che non ti piace, sì. No, aspetta un attimo. Mi sfuggono i sapori a destra e a sinistra. No. Se ti sfuggisse anche un commento adesso, proprio. Ti devo dire, guarda, no, sono onesto, eh. Non mi convince lo yogurt col salmone, francamente però non gliela faccio. Devo dirti che la croccantezza è molto piacevole del crunch come dite voi. Però io francamente non ce la faccio, è troppo ardito per me. Chiedo scusa a tutti, ma non gliela faccio. Magari potevi anche eventualmente assaggiarlo, come se la salsa a parte. Annegato il bocconcino nello yogurt. È mo' colpa mia. No, però uno può dosarlo, capito? Ma comunque, ieri ho immerso non so che cosa, non so anche che cosa altro. Il salmone con lo yogurt, che è panacida, diciamo, se intero, e l'erba cipollina, è proprio un grande classico, no? Non lo sapevo. È un super classico. Poi la panatura, adesso sentiamo questo croccante. Ok, io non dico più niente, vi ricordo che il tema comunque era l'utilizzo dei cereali, in questo caso soffiati. La panatura è molto ben fatta e devo dire che non è neanche grasso, anche se io lo metterei in forno, perché essendo molto grasso il salmone di suo, mettere la panatura, metterlo in forno così. Avrei lasciato anche i corn flakes più grossi, stile panatura giapponese, che dà un crunch in più, però è molto indovinato. Sì, l'unico problema è che se si lasciano interi, spesso non puoi friggere. Sì, rimane un po', potrebbe perdere liquidi nell'olio perché è meno protetto. Quindi si può fare metà e metà, metà tritati che avvolgono e una parte più grossolana che dà ruvidità. Questo è il piatto di Giuseppe invece. Un petto d'anatra scaloppato, passato prima nel sesamo e semi di finocchio, poi nell'uovo e poi nei grani di riso soffiato. Accompagnato con un radicchio che toglie, diciamo, che smorza. Va mangiato assieme. Assieme, condito con una emulsione di Worcester sauce. Allora, ti dirò che l'apparenza un po' inganna, perché da vederlo ti avrei detto la panatura non è omogenea, perché sembra messa un po' disordinata. In realtà è molto carina l'idea del riso soffiato, perché dà un croccante perfetto, si sente molto bene il sesamo, non dà gusto ovviamente la panatura, però dà questa croccantezza che è perfetta. Ottimo, si sente benissimo il sesamo, piace molto. Allora, io prendo pure la fetta di radicchio che ci teneva il nostro amico, mangio questa scaloppa di manzo, dicevamo, no? Sì, anatra. Quindi il pesce è cernia, la carne è manzo, non si esce da lì. Ma questo è un sapore a me più congeniale. Che ho detto? No, è anatra. Beh, questo mi piace. E poi c'è un sapore... Finocchio. Semi di bravo, quanto mi piace, sì, questo piatto è veramente imbrocchetto. Sai perché? Gli ricorda la porchetta. Ecco perché, sarà quello. Tu mi, come si dice, mi decodifichi, Meno male che dopo arriviamo a... Forse mi aiuti, sì, o no? Prendi subito uno scargolla. No, volevo dire un coltello affilato, ci siamo capiti però. Sì, sì. Ma tu vedrai quanto ti piacerà fiammetta, dammi retta. Sì, ma l'aspetto è un po' sconvolto, eh? Se dove clamoroso, dove sconvolto. Devo dire che al di là dell'aspetto, perché non si sono attaccati perfettamente. Esattamente. Questo doppio, perché ci sono il finocchietto, il sesamo e sopra il riso, tutto croccante. Quindi tre volte, tutto croccante, rende molto. E l'anatra, che ha molto bisogno di aiuto, poverina, perché o ci vuole l'arancio oppure così, si avvantaggia molto di questi sapori. Quindi diciamo che hai sbagliato il titolo. Questo doveva chiamarsi l'apparenza inganna. Non ci ingannano i voti. Gessetto, da 1 a 5, piatto di Chiara. Salmone in crosta di fiocchi di mais con salsa allo yogurt. Per poi passare alla carne. Petto d'anatra in crosta di riso soffiato e finocchietto con radicchio di Giuseppe. 13 ad 11, secondo round per Giuseppe. 25 a 17.
Allora, è in vantaggio, ma ce la puoi fare, perché l'ultima prova qua cambia tutto. Allora, prova di presentazione, ultimo round, quindi non la mangiano, deve essere bella. Zucchine rotonde o barchette di melanzana? Barchette di melanzana, sì. Barchette di melanzana. Barchette di melanzana. Questo è l'ingrediente principale della prova di presentazione. Cari miei, melanzana fritta, una delle cose più buone, in questo caso svuotata e fritta, quindi avete a disposizione una sorta di recipiente. Rendetelo bello, farcitelo, ammaliate la mia giuria visivamente, perché non è detto che lo assaggino. Per fare tutto ciò avete già gli ingredienti davanti e 7 minuti che partiranno da adesso. E vi ricordo, ma se non volete non importa, io sto bene così, che avete ancora l'aiuto del sottoscritto in questo caso, perché tanto gli ingredienti non li dovete più prendere. Allora, parliamo di musica. Musica. Quando cucini, ascolti musica? Chi ti piace? Ma quando cucino, sì, ogni tanto ascolto musica. La mia cantante preferita è Gianna Nannini. E ascolti mentre ti alleni o mentre cucini? No, mentre mi alleno sarebbe impossibile, mentre cucino. Lì l'unica cosa che senti sono le botte, sì, e il gong. Musica, e poi parliamo di ricette. Chi ti piace di cantanti? Liga. Bravo, anche a me. Però mi sa che la tua canzone preferita è... Perso le parole. Sì. Perché oggi ti vedo un po'... Concentrato a vabbè, fare... Ho capito, vabbè. Non si parla di donne, non si parla di ricette, la spiego io. Pane raffermo ammollato. Sì. Melanzana, pecorino. Quindi la parte dentro della melanzana fritta. Butta dentro pecorino. Wok, che ama tanto Fiammetta, che sta facendo perdere l'acqua a dei pomodorini ciliegia con uno spicchietto d'aglio in camicia schiacciato. Quindi con una buona manualità e forza sta impregnando anche l'uovo, pecorino, e poi ci mettiamo anche un po' più di melanzana. Fai delle polpette? Sì. Polpettina, la cuoci nel sughetto? No, la cuociamo nell'olio. Grazie. Grazie. Nell'olio, perfetto. Quindi friggiamo e rimettiamo sopra. Sì. Insomma, si vede che siete napoletani. Aiutino. Controlliamo la temperatura dell'olio e cominciamo a friggere le polpette, grazie. Obbedisco. Io aspetterei un altro pochino, l'ho messa una dentro, aspetto un pochino. E mentre arriva a temperatura, vado io a casa, loro gli do una ricettina facile. Con la barchetta di melanzana, quindi già fritta, avrete un avanzo di polpa. Bene, quella rosolatela con un bello scalogno tritato, uno spicchietto d'aglio che toglierete e ci aggiungete pomodorini, ciliegina. Fate una sorta di norma, abbondante basilico dentro e ricotta fresca. Sale e abbondante pepe nero macinato. Lì ci saltate la pasta, che ne so, una mezza manica, uno spaghettone grande. E poi utilizzate la barchetta come contenitore. Due fettine di mozzarella e quando arrivano gli ospiti sotto il grill del forno. Buone, golose e anche filanti. 2 minuti e mezzo alla fine della gara. Oggi hanno scelto una barchetta di melanzana. Io proprio le melanzane qua le amo moltissimo, non le so cucinare. Non so cosa proporti con la melanzana, se non devi allora, dire sì, ma ti dà casa. La ricetta. Mi metti in difficoltà perché vedi? Dare una ricetta a lui è complicato. Allora, facciamola facile. Ecco. Grigliate, marinate con la mentuccina, un spicchietto d'aglio. Sì, ma te brucia tutto, già ho sentito, te brucia le fai grigliate, marinate con la mentuccina. Lo spicchietto. Cioè, le metto sul coso e non va. La metto sulla griglia. Allora, Riccardo, come squilla il telefono, brucia tutto. Allora, ci ho provato che una volta. Questi giorni ti squilla un po' troppo, poi voglio sapere vabbè, perché. Vabbè. Ma poi hai notato che ha detto ti squilla il telefono e quindi si interrompe. Invece, quando dice la ricetta della matriciana, io che dico sempre, staccate il telefono. Perché c'è la gente ha la capacità di chiamarti quando si dice adesso guarda, un secondo è pronta. Drin! Come dici questo? Stai provando mai a buttare la pasta? Squilla il telefono! 20 secondi. Prova è una cosa anche incredibile. Per la melanzana. Proveremo, Fiammetta. Stasera provo con sta cosa. Dai. Lo faccio per voi, amici di Cuoco Schiavo. Domani cercherò di inserire gli ingredienti camomilla. Così abbiamo dei nessuno ha mai camomilla. Fatto niente con 10, la camomilla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop!
No. Perdi, sta buono che dopo. E poi dice che farmi. Bravissimo. Non gli posso dire mo te meno, però. Un po' di pausa per me, pubblicità. Attenzione. Arriviamo subito. Bentornati in studio, bella puntata oggi, due napoletani nati lo stesso giorno, dello stesso anno, quasi alla stessa ora e con le passioni comuni, menano. Però in cucina non si sono menati, anzi, hanno fatto dei bellissimi piatti che ha portato ad una situazione di vantaggio per Giuseppe, 25 a 17 su Chiara, ultimo round e ai punti decidiamo chi si porta a casa il kit di cuochi in fiamme. Questo è il piatto di Chiara. Queste immagino, queste barchette abbiano un significato? Sì, sono proprio le tre caravelle che sbarcano, quindi i canditi sono l'equipaggio, c'è la vela, ci sono gli indios ad attenderli sulla spiaggia. Ricordiamo a casa che fare quel tipo di sport comporta anche insomma molte botte in un po' di frastuono. Molte... Sì. No, invece è molto carina l'idea, estremamente curato il piatto. Mi piace l'idea di aver utilizzato elementi dolci, che adesso comunque si trovano spesso con la melanzana, quindi viene anche voglia di mangiarlo. E ti dirò, l'unica cosa che avrei cambiato è il piatto, avrei usato il piatto blu per fare proprio più realisticamente il mare. Però molto carino. Devo dire... Ecco, lui si esalta su queste cose. Che nonostante, sai che a me non piacciono, appena l'ho visto, ha reso subito l'idea appunto di un arrivo. Di uno sbarco. Su un lido, di uno sbarco. Certo, potrebbe essere lo sbarco in Normandia. Ma no. No, io dico semplicemente che questo è un sandolino che arriva, capisci, a Capri... capito, per andare su con funicolì, funicolà e prendersi una cosa. È molto carino. Poi certo, se penso che c'è la melanzana con la panna, me voglio sparare. Però, comunque, però, questo è molto carino. È molto carino. Allora, ero già con la mano per toglierlo perché avevo paura di un finale esplosivo. Sono d'accordo con tutto, nel senso che è davvero molto carino, queste stanno atterrando, poi mi piace questa panna che fa le piccole onde e la melanzana è molto divertente, certamente usata con il dolce, di solito è col cioccolato, qui è con la panna, ma ci sta molto bene, molto bello. Molto bene. Attenzione. Simone Ruggiati perché propone... poi, caro il mio Giuseppe, a volte non è solo il togliervi il piatto per il tempo, è anche perché conoscendo la valutazione su queste foglie piovute sopra, magari cercavo anche di... Chiara, polpette di melanzane. Qui ti dico, la cosa che apprezzo più di tutto è da un napoletano, è la mediterraneità del piatto, per cui colori... Sì, perché melanzana, pomodoro, il bianco del piatto, non c'è la mozzarella ma c'è il bianco del piatto, il verde ovviamente, quindi molto nazionalista diciamo come piatto, molto bello, molto curato, da apprezzare anche il fatto che hai anche cotto qualcosa, hai fatto una vera e propria ricetta. Mi piace anche così disordinata la foglia di basilico. Ecco, 1-0. Tomo castagno. Panato nella farina di mais, quindi ancora una volta è tornato il cereale nella panatura. Guarda, queste foglie di basilico cadute così sembrano veramente un autunno. Però queste melanzanine sono un po' abborracciate, nel senso che sembrano un po' due vecchi sampan che scossi dalle onde del mare. Scusa se ci do un violino, sampan. Regia di sottofondo. No, qua serve blang 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 blang. C'è vedo il sampan, no? Sono carine, però le foglie andavano messe meglio, dai, su, su. 2-1. No, allora uno pari. Uno pari. È messe così, a scagliare da lontano, giustamente. Ma senti, è un trionfo un po' dell'abbondanza, no? In questo è molto partenopeo, è molto napoletano. A me non dispiace affatto. È molto allegro, è un po' ingenuo. La foglia ti piace o no? La foglia mi piace. Oh. Ha vinto lui. Allora... vediamo chi vince realmente. Primo piatto, le barchette che approdano sulla spiaggia di Chiara.
Mentre Riccardo Rossi, mentre vota, mi rifai quel suonino di prima? Bang, 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 bang. Ma ti piace così tanto? Sì, me lo fai, lo metto come suoneria? Sì, pure quando squillo io, però me la metti solo a me. Cerco di sdrammatizzare quello che potrebbe essere il passaggio cruciale della gara. Piatto di Giuseppe, polpette di melanzane in crosta di mais con foglia autunnale. Allora, ultimo round, lo vince Chiara, 14 ad 11, ma mi sa che non basta. 36 a 31, ai punti, vince Giuseppe! Me ne sono fatti amici, venite con me che io assaggio tutto, approdo anch'io sulla spiaggia, voi rimanete ben ancorati a Cuochi e Fiamme, tutti i giorni. Ma perché cazzo ho detto? Cazzo ho detto? Sì.